Allora, veloce diretta, giusto per farvi vedere una cosa che comunque è un messaggio positivo, indifferentemente poi da chi vedrà questo video. Gli under 18 sono partiti ora, guardate qua ragazzi. Under 18 FIGF, selezione, ma guardate che bello che è, questi ragazzi. Diretta veloce giusto per farvi vedere, giustamente questi ragazzi under 18 che stanno facendo il loro torneo maschile e femminile. Si può iniziare dai 10 anni a giocare a steel e qua ne abbiamo un chiarissimo esempio. Ci sono già i veterani tra di loro, quelli che hanno già girato le tappe internazionali. Ciao! Qua dietro gli accompagnatori, mamma e papà che scorazzano in giro per l'Italia i loro ragazzi. E belle frecce anche si vedono, eh. Bravo Palma, proprio uno spettacolo. Meritava una presa al volo di questo under 18 e andrà a selezionare i ragazzi per gli europei. Vediamo se becco un attimo al volo magari anche il responsabile Massimo Mandolini. Hai messo? Sì. Massimo, ti posso rubare un secondo? Siamo in diretta, stiamo vedendo gli under 18, mi sembrava giusto far vedere un po' i ragazzi. Vuoi raccontare qualcosa? Sono le selezioni per gli europei? Sono le selezioni per gli europei della World Art Federation, che si terranno ad inizio luglio a Vienna quest'anno, quindi direttamente organizzati dal responsabile della World Art del settore giovanile. E questa è la seconda gara di selezione, la terza e ultima tappa l'avremo il 7 maggio a Pieve di Cento ai campionati italiani e da lì avremo la selezione che rappresenterà l'Italia con 4 ragazzi per il torneo maschile e 2 ragazze per il torneo femminile. Spettacolo, fantastico. Si può iniziare dai 10 anni, mi pare? No, è libero. Non è libero, c'è assolutamente okay. Nessun limite di età minimo per la partecipazione. Infatti abbiamo i due ragazzini. Esatto, uno è mio figlio, ha 11 anni comunque, l'altro ragazzino del Steel non so quanti anni abbia, 12, è un poco più grande. Ecco. Ma non c'è un limite minimo. Non c'è un limite minimo di età. Spettacolo, ringraziamo Massimo che seguirà questi ragazzi poi anche nell'avventura internazionale. Ciao, grazie. Ciao a tutti.